delle donne di Gerusalemme ci ricorda che siamo tutti figli usciti dall'abbraccio di una mamma, ma il pianto delle mamme è anche quello versato da mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di malati. Il pianto deve tracimare in amore che educa in potenza, che guida in severità, che corregge in dialogo, che costruisce in presenza, che parla. Il pianto deve impedire altri pianti di trasformare le nostre sofferenze in gioie e in sorgenti di vita eterna.